Buongiorno a tutti e buona domenica dai nostri cuccioli trovatelli di Ginosa. Eravamo riusciti a sistemarne tanti. I recinti si erano praticamente svuotati e adesso sono ripresi di nuovo gli abbandoni e i ritrovamenti. Loro sono quattro, solo quattro tra tutti quelli che abbiamo. Guardate che belli. Questi piccolini li hanno abbandonati sotto un tendone, cioè sotto un vigneto, nel nulla, ma sapevano che qualcuno li avrebbe raccolti. E così è stato. Adesso li abbiamo portati in un posto provvisorio per fare l'isolamento dopo il primo vaccino e poi li metteremo insieme agli altri. Sono veramente bellissimi e dolcissimi socievoli, meno male che sono socievoli, perché di cuccioli paurosi ne abbiamo tanti, soprattutto in Canile la Terza. Loro invece sono del territorio di Ginosa. Sono dei grandissimi golosi di tutto, mangiano crocchette in quantità e adesso gli stiamo dando i biscottini e aspettano con ansia un biscottino. Dunque ve li presentiamo uno ad uno adesso. Sono due maschi e due femmine e per loro abbiamo scelto nomi di tipi di uva proprio perché sono stati abbandonati sotto un vigneto. Allora, vediamo, vi faccio vedere adesso, poi li prendiamo uno ad uno. Lei è una femminuccia Scarlotta, l'altra femminuccia è Pearl, lui è Flame, maschietto, e il maschietto un pochino più grosso e più chiaro è Thompson, tutti i tipi di uva. Bene, adesso li prendiamo uno ad uno e vediamo un attimino di conoscerli bene. Allora, chi viene per primo? Vediamo. Chi viene? La femminuccia Pearl. Allora, sì. Al posto dei biscotti, sul set fotografico, mettiamo la piccola Pearl. È dolcissima, guardate, la color crema, con il pelo un po' lunghetto. Allora, loro hanno, guardate, hanno già gli incisivi definitivi, hanno cambiato i denti, quindi hanno 3 mesi e mezzo, vuol dire che non diventano grossissimi, ma comunque saranno taglie medie abbondanti. Eh sì, è dolcissima perché ha uno sguardo un po' addormentato, molto carina. Fate un pensierino per la piccola Pearl, è veramente un amore. Può rimanere in un recinto in campagna? Assolutamente no, merita una famiglia e una casa. Secondo noi più cresce più diventa bella. Questi cuccioli sembrano, ecco, cuccioli semplici dei meticci, però vedrete quando cominceranno a mettersi in forze, ora che stanno mangiando bene, vedrete come diventano. Ciao Pearl, conosciamo gli altri fratellini. A chi tocca adesso? Altra femminuccia, eccola, lei ha i colori un po' dell'husky, l'abbiamo chiamata Scarlotta. Che nome simpatico che hai tu, una schina sei, veramente tenera questa cucciola. Quanto erano spauriti il giorno in cui sono stati trovati, magri. Adesso sì, vive in un recinto, quindi ecco, non è il massimo della vita, ma come facciamo? A Ginosa al momento non abbiamo un canile, non che il canile sia un posto migliore, forse è meglio qui perché stanno più a contatto con le persone, ci sono delle persone che abitano e che gli fanno compagnia, così loro non avranno paura dell'essere umano ed è molto importante. L'unica cosa è che dobbiamo cercare di portarli fuori dalla campagna prima possibile, perché devono socializzare anche con i rumori della città, altrimenti poi vi dovrò dire, come per tantissimi cuccioli, che possono essere adottati solo in un contesto poco urbanizzato e magari siete una bella famiglia che abita in città e dovete rinunciare, non è giusto. Quindi ci impegneremo anche in tal senso per socializzarli per tutte le situazioni. Bellissima Scarlotta, che musino, che occhietti. Vai, adesso tocca ai fratellini maschi. Ora, chi vi... eccolo qui, questo è piccino, però ricordatevi che parliamo sempre di taglie medie. Ecco, lui è il piccolo Flame, altro nome di uva. Stiamo imparando cose nuove oggi per chi non è del settore. È dolcissimo Flame, somiglia un po' alla sorellina Pearl,
ha il pelo leggermente più corto, ma sempre del colore un po' beige. È tenero e carino, 3 mesi e mezzo. Un cucciolo semplice, ma molto dolce. Adottatelo, hanno veramente un bel carattere questi cuccioli, vivaci al punto giusto. Quanto sei carino tu? Hanno gli occhi tristi un po', ma sono dolcissimi e veramente spensierati, per fortuna. Per fortuna non devono preoccuparsi più di nulla adesso. Noi però ci dobbiamo preoccupare di non farli rimanere per sempre in un recinto in campagna. Aiutateci a farli andare in adozione prima possibile. Ciao Flame! E ora tocca all'ultimo fratellino. Dov'è? Il monellino. Dov'è quel monellino? Non gli piace stare sulla scala, ma adesso lo corrompiamo con i biscotti. Eccolo! Eccolo lì. Oppla! Preso! Preso! Eccolo! Eccolo qui. Lui è Thompson. Vediamo Thompson, mettiti un po' più dritto. No, non gli piace proprio la scala, ma c'ha ragione, perché la base è piccola per lui, che è un pochettino più grosso dei fratelli. Però non ferma la fame la scala. No, per niente. È buono il biscottino, dopo ve ne diamo tanti. Piccolo. Guardatelo. Che bel faccino, chissà come diventa con le orecchie. Una bella testolina. Che c'è Thompson, che c'è? Il più vispo di tutti, che ha paura perché è sulla scala, ma lo facciamo, se no tutti i fratellini saltano addosso e non permettono di ammirare un fratellino per volta. Che c'è Thompson? Non riesci a masticare? Ma dopo che ti mettiamo a terra, vedrai. Eccolo lì, guardatelo. È bellissimo questo cucciolo, fate un pensiero serio per lui, per tutti e quattro. Forza, siamo prossimi a fare il secondo vaccino, dopodiché potranno partire, è vero? Non avere paura, dai, adesso ti mettiamo a terra. Bene, facciamo che li mettiamo a terra. Ecco qua. Eccoli. Piano, 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 non c'è bisogno di... Bene, adesso piccolini vi dobbiamo salutare. E dobbiamo andare dagli altri cuccioli. Eccoli. Dagli altri cuccioli, ne abbiamo tanti. Eccoli qui. Ciao amori. Speriamo bene, speriamo li adottino. Buona fortuna.